Mister Marra, a dispetto dei problemi che la Cireale ha avuto in società, una buona partita della sua squadra. Sì, a volte succedono queste cose e ti fa uscire il meglio di te stesso. Magari siamo stati poco incisivi in zona d'attacco, però eravamo comunque rimaneggiati. Avevamo giocatori in campo che non avevano mai giocato e credo che oggi, nonostante la loro giovane età, perché avevamo abbondante under in panchina, e credo che hanno dimostrato di appartenere a questa situazione. Mister, lei comunque ha schierato 6 under in campo, non è poco, comunque hanno giocato bene, diciamo che forse la gente oggi è stata messa in difficoltà dalla Cireale. Sì, siamo stati bravi perché comunque sapevamo le loro fonti di gioco, sapevamo di cercare di fare arrivare più palle sporche a Sene e a Galantucci, e credo che ci siamo riusciti con il lavoro che hanno fatto i 3 attaccanti davanti, cercare di limitare e cercare di non fargli trovare spazio alle spalle dei nostri difensori. Ci siamo riusciti e complimenti a loro. Qual è il futuro che aspetta la Cireale adesso? Il futuro, diciamo che da martedì c'è stato l'azzeramento di tutto quello che era successo prima, è un nuovo percorso, magari ci sarà gente più adatta a questa situazione di classifica, perché non dimentichiamo che anche prima c'era gente importante, però un po' situazioni strane hanno permesso di avere 8 punti, però si deve voltare pagina adesso, chi rimarrà da Cireale ci sarà da soffrire e lottare come hanno fatto oggi.